stata una grossa azienda che occupa il trasporto solo su strada, un'azienda che in collaborazione con organizzazioni criminose del centro Italia, di Fonde in provincia di Latina, aveva appunto taglieggiato operatori commerciale, produttori ortofrutticoli che per il trasporto per la Sicilia dovevano avvalersi di queste misure di prevenzione. Non riguarda il Vincenzo, non è stata nemmeno sottoposta a misura personale, l'azienda è stata sequestrata in quanto si ritiene fittiziamente intestata al figliolo, ma appartenente al genitore che, nonostante avesse avuto già confiscata altra azienda che si occupava di trasporto su gomma, però ha continuato in questa sua attività commerciale con questa ditta che oggi è stata confiscata. Operato, voi sapete che misure di prevenzione possono essere l'iniziativa del procuratore o l'iniziativa di altri organi. Questa è l'iniziativa della Direzione Investigativa Nazionale Antimafia Centrale, parte da un'indagine che fu svolta su Fondi nel Napoletano e che riguardava il coinvolgimento del ercolano Vincenzo traffici che riguardavano anche il trasporto, quindi, e quindi la geotrans. Quella iniziale impostazione ebbe dei problemi perché in realtà ercolano Vincenzo è stato, non è stato condannato nel procedimento da cui si era partiti e di conseguenza abbiamo ripreso con la DIA e con il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri che aveva un'indagine in corso che riguardava una serie di vicende, perché in realtà il sequestro, come adesso vedremo, cioè la confisca, è stata disposta non applicando a Ercolano Vincenzo la misura di protezione personale, ma è stato ritenuto che i beni provengano dall'attività del padre Giuseppe Ercolano. Quindi questa è l'impostazione che il Tribunale ha riconosciuto e di conseguenza, essendo stato in un primo momento non emesso il decreto di sequestro, ha disposto contestualmente la confisca e quindi il provvedimento strumentale. È un'importante operazione di polizia giudiziaria, oggi è stata sequestrata una delle società più importanti del territorio catanese, come ha sottolineato il Procuratore della Repubblica, ha uno dei cartelli che era guidato da uno dei capi storici della criminalità organizzata, oggi defunto, Ercolano detto Pippo, e adesso si dovrà proseguire nell'attività.